continua a colpire il maltempo, tutt'altro che intenzionato a mollare la presa dopo le forti piogge di inizio settimana e le relative pesantissime conseguenze. L'ultimo episodio in ordine di tempo nella prima mattinata di oggi, sabato 25 maggio, nel Basso Vicentino, in particolare da Gugliaro, dove un'eccezionale grandinata ha impiancato il paese con una coltre arrivata a superare in alcuni punti i 20 centimetri. Un episodio temporalesco, violento ed improvviso, giunto dopo precipitazioni altrettanto intense nella notte, chicchi non di grosse dimensioni ma che per quantità hanno letteralmente invaso strade e proprietà private, poi completamente allagate. Una forte nevicata fuori stagione per impatto visivo. Sul posto, oltre alle locali protezione civile, le squadre dei vigili del fuoco intervenute da Lunigo e da Vicenza per diversi allagamenti di scantinati e garage posti sotto il piano stradale in alcune vie richiamate in azione ruspe e mezzi solitamente utilizzati per la neve. Non pochi anche i residenti che, armati di pale, si sono fatti largo tra l'abbondante strato di grandine per liberare auto e ingressi. Sono in molti, specie quelli che, con qualche cappello bianco, a giurare di non avere memoria di un evento simile per violenza ed intensità. E mentre per domani il brutto tempo sembra intenzionato a concedere una tregua, nuove piogge e nuovi temporali sono attesi per la seconda parte di lunedì e soprattutto per la giornata di martedì 28 maggio.